terza, la quarta volta che vengono qui, e questa comunità che si domandava da, diciamo anche da secoli, perché nella pala dell'altare ci fosse rappresentata Santa Brigida di Svezia. E 30 anni fa ha avuto la risposta, quando un'altra Brigida, per il momento non santa, ma le vie del Signore sono infinite, ha accompagnato il primo gruppo di compaesani, di svedesi, qui da noi. È nata un'amicizia che poi si è sviluppata in tutte le direzioni e ha fatto sì che anche il dialogo ecumenico a livello di base, non a livello di teologi, ma a livello di base, si sviluppasse. Si sviluppasse tanto che nell'anno 2000, qui abbiamo messo questa lampada, che ormai è conosciuta in tutta la diocesi come la lampada dell'unità, i nostri fratelli svedesi, assieme a noi cattolici, insieme a fratelli della Chiesa anglicana e della Chiesa ortodossa rumena, abbiamo acceso, da 17 anni che brucia questa lampada, ininterrottamente, questa lampada, quattro chiese, quattro figure se vedete, che a cui è abbinato un voto. Questa lampada sarà spenta quando tutte le nostre chiese torneranno unite. Nel 99 c'è stato un documento molto importante, forse il documento più importante dopo la riforma di Lutero, il documento di Augusta, in cui si sono trovati degli accordi, si è trovato un accordo sulla dottrina della giustificazione. Oggi è un po', fra virgolette, messa in secondo piano, ma era uno dei nodi essenziali, motivi teologici essenziali della riforma di Lutero. Quindi su quel punto lì le nostre chiese sono unite. È caduta la reciproca scomunica, ci sono altre cose che ci separano, ma il cammino, l'importante è camminare insieme. E come ci ha detto Papa Francesco ultimamente, i teologi hanno una marcia, i pastori ne hanno un'altra. A livello di comunità locale si può fare tante cose insieme. Questi incontri sono esempio di una collaborazione che può essere fatta a tutti i livelli. Quando io dissi al nostro arcivescovo questa realtà che vivevamo così naturalmente quasi da quasi 40 anni, e lui mi disse, a parte che mi nominò, non penso solo per quello, direttore dell'ufficio ecumenico di dialogo interreligioso, ma forse anche questo ha contribuito, penso. E mi disse, dovete fare qualcosa in più, tutti gli anni cercate di fare qualcosa in più. Non solo la loro partecipazione alle nostre liturgie, ma fare, fino a dove è possibile, qualche liturgia insieme. L'anno scorso abbiamo fatto per la prima volta un vespro insieme. È un vespro ecumenico sulla falsariga del Laudato Si di Papa Francesco. Quindi veramente si possono fare grandi cose, anche senza abitare a Roma, ma abitando anche a Pieve Crociano, che ha molti contatti con Roma. Questa ve la devo dire, Voi sapete che stasera abbiamo avuto una bella notizia. Il nostro vescovo emerito di Arezzo, attuale arcivescovo di Perugia, il Cardinale Bassetti, è stato nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per cui è il primo dei vescovi italiani. È socio del nostro circolo Fenerbahce. Cioè, da quando è venuto in visita pastorale, tutti gli anni rinnova la tessera per il nostro circolo. Quindi abbiamo, fra virgolette, un cittadino di Pieve Bresciano che è il primo dei vescovi italiani. Mi fermo qui e ora sentiremo, do la parola a Arturo Ghezzi, l'ospite dei nostri ospiti, che ci darà qualche notizia sui brani che farà. Velocissimamente, Rodolfo praticamente ci ha raccontato un po' tutto. Volevo solamente specificare che gli amici svedesi vennero 11 anni fa in forma, diciamo così, ufficiale di coro dell'oratorio della cattedrale di Vazio, cioè come coro ufficiale, professionisti, tutti vestiti, chi se lo ricorda, con queste bellissime tuniche bianche, eccetera. Stasera è lo stesso un coro estremamente numeroso, ma è la famiglia Nicholson, di cui il capostipite è l'organista, direttore dell'oratorio della cattedrale di Vazio, che con la sua famiglia, con i figli, i nipoti,
eccetera, le mogli, cioè è la famiglia che suonano e cantano insieme e praticamente formano un coro, cosa abbastanza diciamo difficile da trovare. Un coro ufficiale, evidentemente, i professionisti che vengono dai luoghi più disparati si mettono insieme, ma mettono insieme 26 elementi della stessa famiglia e che fanno un certo tipo di musica, chiaramente è veramente penso inusuale. E saranno 11-12 brani, alcuni sono canzoni tipiche svedesi legate al midsummer, all'estate, e praticamente da ora maggio e giugno è la loro estate, e cantano sempre, ma in questo periodo veramente tutte le scuse sono buone per ritrovarsi insieme a suonare e a cantare, cosa che purtroppo a noi proprio non ci riesce. Il primo brano, L'Occuseriste, coro con organo di Anton Bruckner, tedesco, 1860. A seguire una cosa più leggera, come diceva appunto la canzone svedese dell'estate, e poi via via magari commenteremo gli altri brani. E quindi grazie alla famiglia. Thank you.
this is my family, mia famiglia. It's the third time we are here, and the fourth time for some of us. This first song by Anton Bruckner, Locus Ist, means this place is made for God. Can you translate that? Sono felici di essere per la quarta volta qui a Piava Bresciano, sempre in forma privata, a parte 11 anni fa quando vennero come coro, con, questa volta con tutta la famiglia. E il brano che hanno suonato adesso è il luogo di Dio, il luogo. Questo posto è fatto per il Signore. Thank you.
And now we are going to sing Cantare from the Requiem by Lloyd Webber, Pie Jesu. Thank you.
sing Padre nostro by Piotr Tchaikovsky. First Ave Maria. Thank you.
arrivati, gloria, and that's laudamus te. Laudamus te for two voices. Due voci. Thank you.
Translate, please. Veramente bravi. Noi diremo che famiglia, eh? Che famiglia. No, questa comunità, meglio questa unità pastorale, come l'unione di tre parrocchie, comincia una festa che avrà il centro l'anno prossimo, i 50 anni di erezione dell'ultima, la parrocchia più giovane, che è Montalto. Domenica prossima alle 18 sarà in mezzo a noi il nostro arcivescovo a Montalto, e tutte le comunità si recheranno lì per celebrare insieme alla comunità più giovane, che poi è quella più numerosa di Montalto, il suo 50° anno di vita. Ma noi in Dio a Bresciano non vogliamo essere da meno, e per cui fra 4 anni noi celebreremo il primo millennio, 1000 anni del primo documento scritto su questa pieve. Arturo, traduci perché poi ci perdiamo. Rodolfo? Next Sunday at 6 o'clock there are una festa della parrocchia più giovane qui del territorio, che è Laterina, che fa Montalto, che fa 50 anni, e l'arcivescovo, next Sunday festeggiamo the first 50 years the more young church of this area, but in within 4 years Pieve 1000 year from foundation. The first document that we have, the first document that have 1000 years within 4 years, and the big festeggiamenti in the parrocchia, in this church. Thank you again, of course. Aspetta. Sì. Dicevo questo perché noi stiamo cercando dei cori, ne abbiamo uno interparrocchiale, e per una celebrazione che sicuramente sarà animata dal nostro arcivescovo, sarà presieduta dal nostro arcivescovo, d'inizio penso, abbiamo il nostro coro di Montalto, il coro interparrocchiale. La seconda celebrazione, dopo la notizia di stasera, non possiamo che invitare il presidente della CEI, quindi a mezzo per San Pietro. Non vi dico chi vogliamo invitare all'ultima celebrazione, ma ci arrivate da voi. Però ci mancano due cori, per cui se voi venite noi vi facciamo l'invito. Fra 4 anni la vostra famiglia canta in una di queste celebrazioni. Se voi accettate, tradite. Rodolfo, se official invitation for you, for your chorus, within 4 years for festeggiare the 1000 year of the church of Pieve a Bresciano, and your chorus is invited officially. ma li tengo qui per farli riposare un po'. Vi saluta e vi ringrazia, avendovi sentito, anche il nostro parroco in altre occasioni, Don Andrea Zareschi, ma stasera aveva un incontro con tutti i catechisti dell'unità pastorale, era l'incontro conclusivo dell'anno fissato da tempo, quindi non poteva mancare. E tu ringraziali tanto, fagli un omaggio, quindi ci sarà un libro per ogni famiglia, 7 sottofamiglie siete, quindi daremo un libro, però vi chiediamo un bis, posso sceglierlo io? Requiem.